Ci sono due motivi importanti per cui sono contento che per caso con Dario ci siamo stati ieri e mi ha invitato a venire qua. La prima è senz'altro il fatto che posso vedere che c'è un nuovo gruppo di fotografi che esce da questa scuola e che è gente che non ha paura di sporcarsi le scarpe. La scuola non è un luogo di sterilità. Questo lo sapevamo, ce lo siamo detti quando siamo visti all'inizio del nostro anno di studio qua. E il fatto di vedere, di poterlo vedere, vi ho conosciuto che avevate appena iniziato, per cui potevo soltanto vedere gli embrioni, quello che sarebbe successo, poi ho continuato a vedere i lavori di altri, di ciascuno, di qualcuno fra di voi, ma non questo. E allora vederlo qua è finito in questo modo qua, mi sembra importante pur nella sua non finitezza, sono cose che non ho riviste, fatte, elaborate, sarebbe bellissimo poterlo continuare. Ma una cosa che ci tenevo a dirvi, mi piace proprio vederla, sono contento di poterla raccontare qua, per il motivo che vi dirò poi, è che c'è una nuova generazione di fotografi che esce da questo posto, a cui sono particolarmente legato, e che non ha paura di sporcarsi le mani, che non ha paura di andare dove le cose succedono, dove le cose sono, dove puzzano, le cose che puzzano sono brutte, vanno viste per quello che sono. Perché credo fondamentalmente che il rischio più grande del nostro lavoro, nel mestiere di giornalista, nel mestiere di fotografo, non è tanto nel rischio di rimanerci da qualche parte, di farsi del male, eccetera. Casomai il rischio più grande che noi, voi, tutti quanti insieme, affrontiamo ogni giorno, è di rischiare di non raccontare le cose esattamente come stanno. E per raccontarle veramente come stanno bisogna sporcarsi le mani, non c'è verso. E di questo sono contento di averlo visto un'altra volta qua, ancora una volta esce da questa scuola un gruppo di fotografi che ha voglia di sporcarsi le mani. E il secondo motivo è che vi vedo il giorno prima del giorno dopo, cioè vi vedo un attimo prima che poi diventate colleghi, alla fine domani mattina siamo colleghi e sarà divertente fare spintonate su una conferenza stampa piuttosto che su una storia più bella, più importante, sarà bello sapere che siamo usciti dallo stesso gruppo e insomma abbiamo fatto un pezzo di strada comunque insieme. Casualmente ho scoperto che il tema dell'anno, questa bellissima frase di Berlinguer, ci credo veramente a questa cosa qua, e Dario l'ho detto prima, il mio rapporto con la scuola non finisce qua dentro, ma semmai il più grosso nasce dopo, fuori di qua. E mi piace veramente pensare che se soltanto vista la difficoltà in cui tutti quanti navighiamo, la complicazione del mondo dell'editoria, il fatto che c'è pochissimo lavoro, eccetera, eccetera. Però, se invece stiamo veramente gomito a gomito, se stiamo sulle storie insieme, se ci parliamo, se le idee vengono circolate, se vengono fatte funzionare fra noi, allora veramente vinciamo, riusciamo a fare delle cose belle. Per cui insomma tanti auguri, per loro ragazzi. Iniziamo con la consegna dei diplomi, fisicamente consegnati dai responsabili della scuola, o se vuole da Marco, da Lippo. Approfittiamo fino all'ultimo della cerimonia di Marco. Allora, Francesco Bonomo. Patrizia Pace.
Arin Bagliani. Luigi Pastoressa.